Come è possibile spiegare la dinamica delle lotte dell'USB, il reddito sociale, il rinnovo dei contratti del servizio pubblico, la lotta contro i ritmi, eccetera, eccetera, contrapposta all'arrendevolezza del PD berlingueriano e, peggio ancora, a quello di Matteo Renzi? Il modello sociale europeo è sempre più in crisi. Solo in Germania e in Francia si mantiene in piedi. Nel resto dell'Unione Europea, ma soprattutto nei quattro paesi dell'area mediterranea, appunto Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, la disoccupazione è divenuta un fattore endemico e il potere d'acquisto salariale dei lavoratori è stato compresso fortemente per cercare di sanare le finanze pubbliche e rinforzare l'economia dei patti di stabilità e le politiche di aggiustamento. Un contesto in cui la situazione politica ed economica continua avversa ai lavoratori, grazie anche all'operato dei mass media, che fanno di tutto per dissuadere la creazione di nuove forme di lotta. D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che l'Unione Sindacale di Base, l'USB, nacque il 23 maggio del 2010, scontrandosi prima con gli uomini del governo Berlusconi e poi con quelli del Partito Democratico. Hanno fatto di tutto per esercitare un effettivo controllo sul movimento sindacale, cercando di relegarlo ad un ruolo sempre più condizionato ai paradigmi istituzionali. Una manovra che non è passata perché le esperienze di lotta dei sindacati di base glielo hanno impedito. Questo fatto ha ampliato la volontà di resistere, per poi avviare un processo di riformulazione e soprattutto di ridefinizione ideologica dei programmi di lotta che non si limitano ai soli lavoratori occupati. Sono forme di lotta che si estendono nella società. Per esempio, l'Unione Sindacale di Base oggi porta avanti proposte concrete sul reddito sociale, che si sono concretizzate, oltre che con iniziative di lotta e di mobilitazione, anche con reiterate proposte di legge sostenute con migliaia di firme raccolte in tutto il paese. Comunque voglio precisare che la proposta del reddito sociale fu lanciata negli anni 90, quando la Confederazione dell'USB ancora non esisteva. All'epoca la proposta del reddito sociale era sostenuta da tre raggruppamenti sindacali indipendenti: la SDL, intercategoriale, la RDB, rappresentanze di base, e il CUB, o meglio la CUB. Organizzazioni che poi nel 2010, in particolare l'SDL e l'RDB, hanno formato l'USB con il tesseramento iniziale di 250.000 iscritti militanti. Oggi l'USB, l'Unione Sindacale di Base, è diventata una confederazione di ambito di servizio pubblico e anche di quelle macro aree industriali, mentre a livello internazionale è legata e affiliata alla Federazione Sindacale Mondiale. Il Partito Democratico di Matteo Renzi, ma anche quello di D'Alema, sono figli legittimi o illegittimi del Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer? Dobbiamo riconoscere che il Partito Comunista Italiano, al di là dell'essere d'accordo o meno con le politiche riformiste di fondo già attuate dagli anni 50, era un partito che aveva una lunga storia politica di resistenza rivoluzionaria e una grande tradizione di lotte che hanno permesso l'affermazione dei concetti di classe nelle attività delle strutture di massa del partito e in quelle del sindacato. Per cui all'evoluzione storica del Partito Comunista ha fatto seguito un processo di involuzione politica e teorica che cominciò molto prima dell'eurocomunismo. Lucidamente ricordo che la sinistra extraparlamentare nacque alla fine degli anni 60, non soltanto per contrapporsi allo strapotere della Democrazia Cristiana e per riaffermare nelle piazze, nei quartieri, nelle università, nelle fabbriche le grandi caratteristiche dell'antifascismo. Questa nuova sinistra antagonista ed alternativa nacque per esercitare la critica severa, a volte feroce, alla pratica revisionista del riformismo del PC, creando in questo modo una nuova area politica rivoluzionaria, soprattutto classista. Infatti, la pratica revisionista del riformismo del Partito Comunista, cresciuta soprattutto nella gestione di Berlinguer e in quella di Occhetto, dalla quale tutto l'istituzionale borghese diventa politicamente accettabile se si aprono le porte del potere. Una logica che poi ha infine aperto le porte del potere a Prodi, a D'Alema, a Letta e poi a Renzi. Oggi
molti rimpiangono Berlinguer a causa della spregiudicatezza e dell'arroganza di Renzi, ma non ammettono che il Partito Democratico di Renzi, come quello di D'Alema, in quanto partito di potere, interagisce con le multinazionali. Hanno gestito gli interessi della Troica, perché sono il prodotto storico di una continuità politica iniziata nel Partito Comunista Italiano, soprattutto con Berlinguer. In Italia il PD è diventato uno strumento politico del sistema capace di garantire il controllo sociale. E nel resto dell'Europa cosa succede? Quello che è successo in Italia si è ripetuto un po' dappertutto, e non solo in Europa. Basta pensare al Partito Comunista francese, a quello spagnolo, che con l'eurocomunismo hanno contrassegnato la propria autodistruzione, anche perché già avevano rinunciato a essere un partito di classe rivoluzionario. Avevano rinunciato alla strategia del pensiero come rottura rivoluzionaria, allontanandosi sempre di più dal concetto di rivoluzione. Questo significa accettare tutto nella compatibilità istituzionale capitalista, e non solo la rinuncia alla presa del potere. Infatti, come dice Fidel Castro, rivoluzione è il senso del momento storico. Oggi, in questo momento storico, in questa situazione internazionale, e dati questi rapporti di forza sfavorevoli non solo ai comunisti e ai rivoluzionari, ma all'intero movimento internazionale dei lavoratori, noi parliamo del socialismo possibile, di quello che è possibile fare in termini di transizione al socialismo, ma qui ed ora. Loro, gli ex socialdemocratici, ora neoconservatori, sedicenti progressisti di sinistra, invece parlano di politiche di austerità, di programmi liberisti, sempre più antiproletari, antioperai. È vero che nel passato ci sono stati numerosi momenti storici di rottura con rivoluzioni socialiste realizzate ed altre che erano praticabili e non lo sono state, anche se poi sconfitte. Però oggi le condizioni sono differenti. Io sono convinto che viviamo il delicato momento della ricostruzione di una nuova sinistra europea anticapitalista, rivoluzionaria, perché quella tradizionale ormai è finita. Non vuole ormai da lungo tempo il superamento e nemmeno la messa in discussione del modo di produzione capitalista. Quindi non più prospettive politiche, soprattutto non ha più una strategia rivoluzionaria, né del cambiamento strutturale, né riformista e neppure socialdemocratico. I movimenti si dovrebbero relazionare con i partiti che stanno in Parlamento, o dovrebbero promuovere nuove formazioni politiche per approfittare i benefici politici del parlamentarismo? Non vorrei passare per quello che fa l'antiparlamentarista in assoluto, quando dico che attualmente nei parlamenti dei Paesi membri dell'Unione Europea e nel Parlamento Europeo, ad eccezione della Grecia e del Portogallo, dove viva la presenza combattiva e attiva di ben strutturati partiti comunisti, non ci sono serie e coerenti componenti politiche che rappresentano gli interessi di classe. La lotta di classe e la lotta per il superamento del capitalismo usano una serie di strumenti. Anche la via parlamentare deve usare forme di rappresentanza degli interessi di classe espressi nelle lotte, che si rivela uno strumento valido nel momento che diventa megafono militante nelle istituzioni e che dà la possibilità di avanzamento di quelle che sono le conquiste delle lotte e quindi nella prospettiva rivoluzionaria di classe. Con le organizzazioni politiche in cui ho militato e milito fino ad oggi non abbiamo concretamente percepito le condizioni affinché tutto questo si realizzasse. Quindi il problema è sapere se e quando è possibile avere una relazione con le istituzioni? In Italia, per esempio, non c'è una forza che possa rappresentare le istanze vere del movimento dei lavoratori e dei movimenti sociali negli interessi di classe. Le organizzazioni politiche con forte soggettività strategiche legate alla dimensione sociale della lotta di classe, come ad esempio la rete dei comunisti, non hanno mai accettato la strada del Parlamento, non perché siano settarie o a connotazione autoreferenziale, ma perché non sono mai esistite le necessarie condizioni oggettive e soggettive per farlo, anche in termini di coalizione,
ad un accettabile livello di omogeneità e di coerenza degli interessi di classe. Quindi, se oggi i movimenti sociali e le organizzazioni anticapitaliste con alcune capaci e coerenti forze comuniste riuscissero a portare in Parlamento i rappresentanti di una linea di rottura che faccia gli interessi strategici di classe anche con strumentazioni tattiche istituzionali e che fossero capaci di riportare in Parlamento i comportamenti articolati, complessi dei fronti della lotta di classe, come dimostrano da anni di saper fare i partiti comunisti di Grecia e di Portogallo, al di là di alcune scelte che a volte nello specifico possono essere nell'onesta e franca dialettica politica discusse sul piano tattico, chiaro che a queste condizioni accetteremmo senza esitazioni di andare alle elezioni per costruire la rappresentanza istituzionale nella più strategica rappresentanza politica. Il problema è che al momento il Parlamento non è una cassa di risonanza istituzionale disposta ad accettare chi si può fare portatore dei bisogni espressi dall'attualità delle lotte, dalle espressioni reali della potenzialità del conflitto sociale. Il vero megafono dei movimenti di classe è porsi come soggetto di classe organizzato, in quanto parte costituente e resistente attiva all'interno dei posti di lavoro, all'interno dei centri sociali, all'interno dei movimenti antagonisti, all'interno delle istanze territoriali, per cercare di fare anche un sano riformismo strutturale attraverso anche piccole conquiste tattiche nel mondo del lavoro, per il rispetto dei diritti, contro la precarietà, per il rilancio dell'edilizia pubblica, con l'assegnazione ad affitto politico delle case popolari, per risolvere le esigenze e i bisogni dei quartieri popolari, come pure per imporre la tassazione dei capitali, per fissare un reddito per tutti, un salario del lavoro e dal lavoro, poiché oggi la gente rivendica una maggiore distribuzione sociale della ricchezza per soddisfare bisogni primari e bisogni che primari si sono fatti con il modernizzarsi della società. In che modo i movimenti sociali possono dinamizzare le lotte per le riforme strutturali e quindi impedire che le stesse diventino prodotti del marketing elettorale? Attraverso anche percorsi per conquiste con riforme strutturali, che sono certamente processi tattici rivendicativi, è possibile costruire forme di organizzazione di base e soprattutto di classe per rafforzare poi la soggettività comunista, di partito, per e con il movimento del lavoro, con i movimenti del lavoro di massa. Il problema principale è come strutturare poi strategicamente l'organizzazione di classe. Bene, per farlo è necessario rientrare nella classe, capire i nuovi soggetti che la compongono, dar luogo concreto alla progettualità. È necessario quindi capire il nuovo blocco sociale, rapportarsi alle nuove esigenze dei lavoratori, per poi formulare principi, strutture, momenti di organizzazione di classe per la costruzione dell'organizzazione comunista di massa. In questo modo, ad esempio, potremmo trasformare le rivendicazioni sindacali territoriali in elementi di lotta politica e quindi costruire l'organizzazione politica del territorio. In pratica bisogna ritornare ad ascoltare la gente, i lavoratori, gli sfruttati, anche quando si esprimono in un terreno e con una logica che può sembrare arretrata. Sarà quindi all'interno di questo contesto che saranno definiti gli strumenti organizzativi per andare avanti, per definire le nuove prospettive di lotta. Se per rivendicare rimane poi fine a se stesso e se la tattica non ha una strategia, o peggio, se si procede come ha fatto finora lo schieramento dei partiti della sinistra europea, trasformando prima la tattica in strategia per poi non avere più una strategia di rottura, allora decadono tutte le prospettive per una società della transizione al socialismo. Allora dobbiamo ritornare a studiare Antonio Gramsci? Assolutamente sì. Gramsci è stato trascurato, soprattutto in Italia, ma anche in Europa. Anzi, direi di più, è stato osteggiato. È stato preso ad esempio e citato in una maniera indegna, soltanto quando volevano giustificare svolte assolutamente riformiste e prive di una prospettiva di rottura comunista. Però in America Latina Antonio Gramsci è stato molto studiato. Oggi la praxis continua ad essere un elemento di analisi e di applicazione a Cuba, in Venezuela, in Bolivia, in Ecuador, ma anche in Brasile,
in Messico, dove hanno saputo valorizzare i concetti gramsciani. In particolare il processo di costruzione dell'egemonia che si afferma con l'iterazione delle relazioni di classe, una costruzione che pone anche il problema dell'egemonia culturale, delle alleanze, del blocco storico gramsciano che non può essere confuso con il blocco sociale. Infatti quest'ultimo è quello che si costruisce partendo dalle nuove dimensioni e dai nuovi soggetti di classe, dalle figure del lavoro negato, del non lavoro, mentre il blocco storico è quello che personalizza l'egemonia anche in termini di alleanze e quindi che comanda in un paese perché impone un modus vivendi. Oggi in Italia qual è il blocco storico vincente? Il blocco renziano, che succede al blocco storico della borghesia berlusconiana e a quello della Lega, sono soggettività ormai perdenti e non interne alla borghesia transnazionale oggi dominante in Europa. Purtroppo anche lo stesso nuovo blocco sociale del proletariato lo dobbiamo ancora costruire con una nuova organizzazione di classe. Oggi, con il blocco storico renziano, la componente italiana della borghesia transnazionale è quella che detta anche qui da noi le regole della finanza, nell'economia, nella politica, utilizzando per questo fine gruppi, ampi spazi concessi da tutte le testate del mondo della comunicazione, che hanno trasformato l'informazione in un canale a senso unico per la trasmissione della menzogna in una sorta di terrorismo massmediale. Il nostro compito è quello di essere capaci a rompere l'egemonia della borghesia transnazionale, imponendo percorsi di ricompattazione del blocco sociale nella prospettiva di costruire l'egemonia della nostra classe, a partire dalla cultura popolare, di classe, proletaria.